Ciao, bentornato sul canale di Stats for Bets. Anche stasera un brevissimo video per vedere soprattutto le due tecniche nuove che sono state inserite nel superfoglio, ossia tecnica dei range 1-2, conosciuta anche come tecnica della forbice, e formula 4. Le rivediamo un attimo, soprattutto per fare un approfondimento di spiegazione, visto che magari a non tutti sono ancora chiarissime. Allora, sono due tecniche che si basano sulle quote attuali della 1x2, anche se poi in realtà andiamo a giocare il mercato dei gol. Nella tecnica della forbice si vanno a ricercare i due esiti che si verificano maggiormente, sono il gol e l'over 2.5, quindi hanno una quota sicuramente più interessante. Nella tecnica della Formula 4, le due quote che si, anzi, i due esiti che si verificano più spesso sono l'over 1,5 e il gol della squadra sfavorita. Ovviamente il gol della squadra sfavorita paga meglio di quello che probabilmente è l'over 1,5 solitamente pagato. Quindi gol squadra sfavorita sarà anche l'esito un pochino più difficile da prendere, magari va approfondito ulteriormente lo studio analizzando proprio i dati della partita di quella squadra, se può segnare oppure no. Però diciamo che l'implementazione nel superfoglio di queste due tecniche serve proprio a velocizzare la ricerca di questo genere di partite. Poi dobbiamo entrare dentro ogni singola partita e studiarle in maniera più approfondita. Questo è sempre consigliato farlo. Per capire quali sono le quote giuste da seguire, ci sono due articoli sul blog che spiegano proprio passo passo le quote da seguire. Basta qui in cerca articoli scrivere Formula 4 oppure forbice e vengono fuori i due articoli. Nel superfoglio, nel menu Odds Secrets, ci sono i due campi di ricerca, quindi vediamo com'è andata oggi la forbice. La forbice trova sicuramente meno partite della Formula 4 perché è una combinazione di quote un po' più difficile. Tra l'altro, io ho chiesto al superfoglio di selezionarmi anche direttamente delle partite che hanno le statistiche di gol e over adatte a questo evento. Quindi magari ci sono partite che hanno la quota giusta, ma lui non me le segnala se non hanno la statistica giusta. Questo non è detto che sia corretto, perché queste due tecniche io le ho scoperte studiando le quote 1x2 e non sono sempre legate alla statistica del gol e dell'over. È un algoritmo, anzi sono due algoritmi, quello della forbice e quello della Formula 4, che sto studiando. Sto studiando in questo mo preciso momento, cioè sto raccogliendo tutti i dati per andare a capire come migliorare ulteriormente questa tecnica. Quindi sto cercando di capire se la quota iniziale, la quota vergine, ha valore oppure no, se il gol casa, la percentuale, ha valore oppure no. Sto cercando di mettere più paletti a questo algoritmo per aumentare la percentuale delle prese, delle partite prese, e soprattutto per far sì che il superfoglio, quando me le seleziona, sbaglia il meno possibile, così io poi devo studiare di meno. Questa è un po' la mia idea, però l'ho inserita da una settimana, quindi sicuramente è migliorabile. Allora, andiamo a vederci. Stanotte si era giocata in America e questa effettivamente è finita gol. Poi in Messico, gol e over. E poi qui ci sono tre errori. Tre errori di cui uno, questo qui, mi ha pure fregato perché l'avevo giocato esito gol in singola. Questa, onestamente, era un esito gol che secondo me ci poteva stare perché il Dalkurd, per lo studio che mi ero fatto, finora andiamo a rivederlo un attimo.
vedi, questa qua l'avevo giocata come singola. Il Dalkurd, su 24 partite disputate, solo una volta aveva mantenuto la porta inviolata in trasferta. Nonostante una squadra di casa che non segnava tantissimo, secondo me ci poteva stare il gol, perché appunto porta inviolata in trasferta solamente una volta. Purtroppo no, quindi questa, nonostante poi l'avessi studiata, è stato un errore. Se vado a vedere le quote, mi rendo conto che era un errore che avrei potuto evitare, perché la quota reale allibrata era 1,50. Lui me la alza a 1,67, in più già in vergine era 1,62, quindi me la alza ulteriormente, me la rialza in totale dell'11%. Se fossi stato un pochino più attento, probabilmente, o in realtà se mi fossi fidato meno della tecnica, questa potevo capirla, potevo evitare un errore. Quindi è importante anche capire dov'è che sbaglio, e questo secondo me è proprio un errore che ho fatto, non mi ha detto male. C'era quel dato sul gol, sulla porta inviolata, che era buono, però le quote, studiandole un po' meglio, potevo evitarmelo. Quindi questo sono tutti i dati che butto dentro il database e poi mi metto lì con Excel a cercare di scremare e capire come evitarlo. Quindi adesso andrò a vedere se altre partite magari hanno avuto un rialzo sulla quota, quindi potrebbe essere un'indicazione da dare in futuro al Superfoglio. Però comunque su questi tre errori, uno magari entra nella partita, vede quel rialzo di quota e non la gioca. Questa qui torna a verificarsi l'esito gol in Bielorussia, e quest'altra in Croazia invece semplicemente è stata posticipata, quindi non lo sappiamo. Perciò qui abbiamo tre giuste e tre errori, sostanzialmente. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vediamo la Formula 4. Allora, Formula 4, abbiamo detto over 1,5, esito più facile, gol sfavorita. Questa finisce 4-0, quindi over 1,5 più che preso. Questa qua finisce solo 1-0 e non segna la sfavorita, perché segna la squadra in casa, quindi questo è un errore. Questo qua c'è sia il gol che l'over, gol che over, gol che over, gol che over, quindi queste le prende entrambe tutte. Qui si verifica l'over 1,5, qui si verifica l'over 1,5 e il gol della sfavorita, qui idem. Qui solo l'over 1,5 perché la sfavorita non segna. Qui solo l'over 1,5 perché la sfavorita non segna. Qui over 1,5 e gol della sfavorita. Quindi diciamo che la tecnica della forbice ne segnala molte di più corrette rispetto alla. Anzi, la Formula 4 ne segnala molte di più corrette rispetto alla forbice, però è vero pure che la forbice gol e over probabilmente paga meglio che over 1,5. Quindi questo bisogna anche capire quanto noi vogliamo rischiare oppure no. Anche sulla Formula 4, io questi dati che sto studiando è per cercare di capire se riesco a individuare quand'è che mi fa solo l'over 1,5, come in questo caso, o quando mi fa sia l'over 1,5 che il gol della sfavorita. Però, se andiamo a vedere, è molto difficile, perché questo è un esempio. Le quote sono praticamente identiche. In uno c'è l'over 1,5 con la vittoria della squadra favorita. Nell'altro c'è l'over 1,5, il gol della squadra sfavorita. Quindi praticamente stesse quote, due esiti diversi. Facciamo così un tentativo, apriamo le due squadre giusto per vedere se ci sono delle indicazioni. Qui c'era l'over 2,5 segnalato, gol al 62% ed è finita 3-0, mentre quest'altra, il gol per esempio era più basso, 53%, e l'indicazione era addirittura un multigol 1-5, quindi
Non è per niente facile, dobbiamo cercare, secondo me, nelle quote forse. Qua 1,57, 1,44, qua sono più alte. È complicato, complicato, è un bel lavoro farlo, soprattutto quando hai a disposizione magari i dati di 1.000 partite, o in questo caso in realtà credo staremo intorno alle 3.000 con il nuovo. Con il nuovo fornitore e dobbiamo aggiungerlo a quelle precedenti che erano 12.000. Quindi 15.000 dati, farli scremare è interessante, ma non è facile perché le variabili sono tante e devi mettere dei paletti a volte un po' a sensazione, per così dire. No, io la Formula 4 l'ho trovata quasi per caso. Cioè, a forza di vederlo, ho detto, ma fammi un po' ragionare su questa cosa. Non è che l'algoritmo te lo segnala in qualche modo se non sei tu a settarlo e gli dici mi controlli questo, questo, questo. Quindi è un lavoro un po' lungo, porta via un po' di tempo, però poi dà le sue belle soddisfazioni. Intanto lo sfruttiamo in questo modo, cercando di approfondire poi noi lo studio. Che possiamo farne, però insomma l'over 1,5 lo prende praticamente sempre ad eccezione di una. Qualcuno po mi potrà dire ok, l'over 1,5 paga poco, sono d'accordo, però se andiamo a vedere va anche oltre l'over 1,5 perché questo è 2,5, 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 questi due no. Però quest'altro sì, questo sì, quindi possiamo dire quasi che c'è anche spesso l'over 2,5 se vogliamo alzare il rischio. Dipende sempre da in che modo gestiamo il rischio. Io tutte le tecniche e tutti i menu che ho inserito nel superfoglio cerco di tenerlo basso il rischio, perché ad aumentare il rischio facciamo sempre in tempo. Se lui ci segnala 1x e noi vogliamo giocare 1, ci prendiamo la responsabilità di farlo e va bene. Se invece noi vediamo che lui ci segnala 1, difficilmente noi diciamo, ma stiamo più attenti, mettiamo 1x, vediamo l'1, dici cavolo, carichiamo l'1. Quindi io a lui cerco sempre di tenerlo un po' attirato, dare gli esiti il più corretti possibili, ma sempre con un minimo di cautela. Poi sta a noi, se vogliamo aumentare il nostro rischio, liberare di più la giocata. Questo è un po' il mio modo di gestirlo, di farlo funzionare. Comunque, secondo me anche oggi è andata bene, nonostante l'errore che ho fatto io, purtroppo, perché comunque la Formula 4 vedo che questo over 1,5 è veramente tanto, tanto ricorrente. Stiamo lavorando per cercare di migliorare ulteriormente l'algoritmo e sicuramente lo faremo nei prossimi aggiornamenti. Per questo video è tutto, ci vediamo in un prossimo video.